Con una settimana di ritardo riaprono le scuole anche a Mileto, ma per evitare ulteriori problemi alla popolazione scolastica, in accordo con l'azienda sanitaria provinciale, si è svolto uno screening di massa tra gli alunni per verificare l'esistenza o meno di positività asintomatiche che avrebbero potuto portare ad ulteriori contagi. Intanto il sindaco Salvatore Giordano invita non solo a fare i tamponi, ma anche e soprattutto a far vaccinare i giovani, che oggi sono tra i maggiori infettati. È in corso la campagna di screening dei tamponi di tutta la popolazione studentesca di Mileto, che riguarda sia l'istituto comprensivo che la ragioneria, sezione staccata di Vibo Valentia. Stiamo cercando, con l'aiuto dei volontari, sia dal punto di vista medico, sanitario, sia dei volontari che ci aiutano a raccogliere le varie generalità dei ragazzi, a dare questo servizio per riaprire, diciamo, le scuole in presenza, in serenità e in tranquillità. Certamente la situazione sul territorio comunale non è molto tranquilla, però diciamo dobbiamo imparare a convivere con il virus, e stiamo effettuando questo per cercare di ridare un po' di stabilità anche alla vita dei nostri ragazzi. Speriamo bene. Invito tutti i genitori a sottoporre i figli anche a vaccinazione. Nelle campagne di vaccinazione sono previste da parte dell'ASP di Vibo Valentia. Noi faremo il possibile e cercheremo di fare il possibile affinché anche nel futuro ci sia la serenità nelle varie famiglie. Quindi rassicuro le mamme, i genitori, ma soprattutto i ragazzini, che siamo qui sensibili, pronti ad accogliere qualsiasi iniziativa che vada alla tutela della salute dei loro figli e dei loro stessi.